tutti pinguelli, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Di cosa parleremo oggi? Beh, di questo pistolotto. Sembra un mega billo, ma in realtà è, per chi ancora non lo conoscesse, un simulatore di pendenza realizzato da Elite. Lo sappiamo, Elite produce rulli e tutto anche l'ecosistema che gira intorno ai rulli. Vi ho presentato nei giorni scorsi il mio nuovo rullo, il ventilatore aria smart, e adesso è il turno di presentare questo simulatore di pendenza. Come si chiama? Si chiama Riser di Elite e devo dire che a prima vista, poi nei prossimi video lo proveremo, lo testeremo, lo metteremo veramente sotto sforzo, ma devo dire che a prima vista dà subito un'impressione di solidità. In effetti, avendone provati alcuni di questi simulatori di pendenza, quello che noto subito è la differenza con altri modelli simili. Questo, per esempio, è tutto realizzato in alluminio e già questo di per sé è un grande plus, perché l'alluminio regala subito una sensazione già al tatto, sentite, già al tatto molto diversa rispetto alla plastica, rispetto al policarbonato. Questa poi colorazione dell'alluminio chiara, questo grigio metallizzato, lo rendono anche esteticamente bello. Ma la cosa che lo differenzia dagli altri simulatori di pendenza è sicuramente, sposto il mouse, questa, la sua base, la sua poggiata a terra, che è stabile, cioè non presenta dispositivi basculanti. E questo, avendo provato anche sistemi con dispositivi basculanti, vi posso assicurare che non mi sono sentito a mio agio, perché in sostanza si muove tutto. Questo riser di Elite invece è saldamente ancorato a terra attraverso questi piedini, che dopo poi andremo a vedere meglio nel dettaglio, che si uniscono a questo massiccio parallelepipedo in alluminio, su cui si eleva questo cilindro in alluminio che contiene al suo interno il dispositivo di simulazione. In sostanza, se volete avere una stazione di rulli indoor il più fedele possibile alle condizioni che andrete a trovare all'esterno, beh, sicuramente un simulatore di pendenza può fare al caso vostro. Devo dire che è anche molto pesante, e sicuramente la realizzazione in alluminio contribuisce, questo, cioè è alluminio molto denso, molto spesso, contribuisce in modo indiscutibile ad aumentarne il peso, di conseguenza la sua stabilità, e questi pedini sono, come vedete, regolabili, cioè possono essere messi in bolla per trovare la giusta stabilità del riser. Inoltre, cosa non da poco, queste sono le prime impressioni, si nota subito questa piccola maniglia in pelle che obiettivamente lo identifica subito come un oggetto realizzato e prodotto in Italia. E questa maniglia, che serve prevalentemente per spostarlo, conferisce anche un tocco di originalità. Altre caratteristiche fondamentali sono anche il ridotto ingombro, perché tutto sommato stiamo parlando sì e no di un rettangolo la cui base è, a esagerare, forse 40x40, 40x45, non di più. E insomma, devo dire che se state cercando un simulatore di pendenza che sia anche bello da vedere, perché molti di noi magari non hanno la possibilità di avere stanze dedicate al cycling indoor, avere anche un oggetto esteticamente bello, questo possiamo definirlo tranquillamente un oggetto di design, ecco, avere la fortuna di poter utilizzare dei dispositivi anche esteticamente belli vi permette, perché no, di inserirli anche direttamente in casa vostra. Parliamo dei dati più importanti di questo simulatore di pendenza. Allora, innanzitutto può simulare pendenze in salita fino al 20%, e vi assicuro che nell'universo delle piattaforme di indoor cycling il 20% è un dato che riesce a coprire la quasi totalità di tutte le salite.
Ed è un dato non da poco, perché vi assicuro che essere inclinati del 20% mentre state pedalando indoor è una sensazione, se non l'avete mai provata, che diciamo aumenta il livello di coinvolgimento mentre siete ovviamente davanti a uno schermo. Io ad esempio uso Swift e adesso è quasi finita la mia stazione indoor, manca veramente poco, devo soltanto mettere altre librerie qua dietro per rendere ancora più accogliente la mia stazione, ma vi posso assicurare che per renderla più interattiva il riser di Elite è sicuramente la scelta migliore per avere un allenamento indoor più divertente, più coinvolgente. Per quanto riguarda invece la simulazione di pendenza in discesa, il riser si spinge fino a un -10%. Questo non dà soltanto la sensazione di simulare meglio il nostro allenamento, ma permette anche al ciclista di utilizzare quelle posizioni che normalmente utilizza quando scala una salita o quando scende una discesa, in modo e maniera che anche l'utilizzo dei muscoli e il bilanciamento del ciclista sulla bicicletta sia il più reale possibile a quelle che sono le condizioni che normalmente troveremo outdoor. Elite con riser si è spinta ancora oltre, perché qua non stiamo parlando soltanto di un semplice simulatore di pendenza positiva o negativa, ma abbiamo anche lo steering integrato, cioè lo sterzo. In sostanza, quando voi siete in salita, anche se non ve ne accorgete, quando magari salite anche sui pedali, che spingete con le spalle per affondare meglio i pedali, in modo anche del tutto impercettibile, il vostro sterzo compie dei micro movimenti alternati sia a destra che a sinistra. Ecco, per evitare che tutto diventi troppo rigido, Elite ha pensato bene di inserire un vero e proprio sterzo, in modo che il riser, stando comunque fermo, saldamente ancorato al pavimento, possa però permettere quelle piccole oscillazioni a destra e a sinistra della vostra forcella. Ovviamente la forcella si inserisce qua dentro, dentro questo tubicino. Là in terra ho anche tutti gli adattatori, dopo andremo anche a vedere come si installa, operazione semplicissima, basta semplicemente togliere la ruota anteriore e infilare o il perno passante o lo sgancio rapido qua dentro. Ecco, cosa molto importante, ne approfitto per dirla, è che questo dispositivo, cioè lo steering, lo sterzo, è compatibile con tutte le forcelle. Sia potete metterci una mountain bike, una gravel, una bicicletta da corsa, perché no una bicicletta da crono, una bicicletta da triathlon, tanto nella confezione troverete tutti gli adattatori per permettere il giusto serraggio. Ecco, questo piccolo dispositivo che riesce ad assecondare i movimenti dello sterzo a destra e a sinistra è sicuramente ottimo, soprattutto quando siamo in fase magari anche di spinta notevole, dove si sprigionano molti watt. Avere un dispositivo che permetta alla forcella di non essere troppo vincolata, in questo caso a un simulatore di pendenza, è, a mio modo di vedere, ottimo anche per la tenuta stessa della forcella. Altra cosa non da poco, questo piccolo dispositivo non solo ruota a destra e a sinistra, ma si sposta anche lateralmente, proprio per assecondare tutti quei movimenti che noi magari facciamo in modo anche inconsapevole quando siamo in fase di spinta, sia in salita che in discesa, e questo evita appunto di danneggiare in particolar modo la forcella, ma anzi il riser asseconda i movimenti del ciclista e li assorbe. Quindi è una sensazione, non so se voi avete provato altri simulatori di pendenza, ma questo dispositivo, che può sembrare semplice, banale, quasi ridicolo, in sostanza vi dà una solidità e al contempo una sicurezza di potervi muovere come volete mentre siete in salita, in pendenza o anche in piano sulla vostra bicicletta, perché lui, questo piccolo dispositivo, assorbe in sostanza tutti i movimenti che voi andate a fare. Quindi non vi dovete preoccupare di niente, non dovete aver paura di rompere, danneggiare la forcella, che tra tutti i componenti della nostra bicicletta è probabilmente tra i più delicati, perché il riser pensa a tutto lui. Parlando della facilità di utilizzo e di installazione, ragazzi, questo esce esattamente così come lo vedete dalla scatola. Dovete solo collegare l'alimentazione attraverso un proprio alimentatore e
in modo molto semplice è plug and play, quindi anche in questo caso c'è una notevole semplificazione delle attività da parte dell'utente. L'utente lo collega alla rete tramite l'alimentatore ed essendo plug and play fa tutto lui, voi non dovete fare niente, ok? Lui si collega direttamente al software di simulazione Swift, ma è compatibile veramente con tutte le app di simulazione indoor e il gioco è praticamente fatto. Quindi Elite ha pensato anche ad una semplicità di utilizzo che, considerando quanto si è espanso il mercato, soprattutto durante la pandemia, è sicuramente un altro punto a suo favore. Quindi, bello da vedere, solido, sicuro e soprattutto facile da usare. Con quali ruoli è compatibile questo simulatore dipendenza Riser Elite? Beh, è compatibile con tutti gli ultimi rulli dell'ecosistema Elite, dal giusto al tuo, al Suito e al Suito T, al diretto XR e al diretto T. Insomma, c'è anche un ampio spettro di rulli compatibili dell'universo Elite con cui utilizzare questo fantastico dipositivo di simulazione dipendenza. Quindi, uno strumento che secondo me è indispensabile per tutti coloro che vogliono avere il meglio dalla loro stazione di allenamento indoor, quelli bravi la chiamano Pine Cave, ovvero caverna del dolore. Ma parliamo adesso del prezzo. È un prezzo importante perché non costa poco, purtroppo, secondo me dovrebbero provare a farli un pochino scendere questi dispositivi accessori perché sono anche divertenti da utilizzare. Costa tra le 650 e le 750 euro, dipende dalle offerte del periodo e da dove lo comprate. Non è poco, lo ammetto, probabilmente potrebbe scoraggiare l'acquisto. Sono sicuro che se Elite lavorasse sulla riduzione del prezzo o se lo mettesse magari in offerta in particolari periodi dell'anno, tra l'altro tra poco arriverà il Black Friday, quindi andate un po' in giro anche sui siti online, sugli store e là online per vedere se c'è qualche offerta, perché vi assicuro che vi migliora notevolmente l'esperienza di pedalata indoor, anche se il prezzo di acquisto che normalmente, con cui normalmente lo si trova in commercio, probabilmente è un po' troppo alto. Comunque adesso lo andiamo a montare, così vi faccio vedere anche la semplicità di utilizzo. Noi comunque ci vediamo al prossimo video, come sempre, buon allenamento indoor o outdoor, non fa differenza, l'importante è pedalare e divertirsi in sicurezza e come sempre ci vediamo al prossimo video, intanto andiamo a vedere come si fa.